Allora vogliamo iniziare la nostra preghiera in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo segni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nelle nostre anime la tua grazia, Padre, a noi che per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, per i meriti della sua passione e croce, fa che giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il custode, illumina, custodisci, regni governi, che di cui è affidata dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, che renda ad essi la luce perpetua, di cui sia in pace. Amen. Oggi la Chiesa festeggia Santi Michele, Raffaele e Gabriele. Qualcuno si chiama Michele o Michelina qua? Insomma, che qualche Raffaele non c'è? E qualche Gabriella, c'è qualche Gabriella? Anche pure le Gabriella. Auguri e grazie. Bene. Una volta mi chiesero il giorno di San Fulvio. Dico, ma non so mai che esiste. Ora ho scoperto che si festeggia il 4 maggio o il 7 maggio. Dovrebbe essere un martire, ma non è conosciuto, non conosciuto. Quindi ho tante onomastici da festeggiare, vedrò. Bene, iniziamo allora a recitare. Celebrazione delle lodi. O Dio viene a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alleluia, Cristo è risorto. Gloria
e celebriamo innanzitutto il Salmo 117. I salmi hanno una doppia numerazione. La numerazione che noi vediamo, quella stabilita da San Gerolamo quando tradusse la Bibbia, però ci sono dei salmi abbinati. Allora c'è una doppia numerazione, quella antica che usa in chiesa che vediamo, c'è il 17, e quella aggiornata dagli studiosi che hanno spezzato un salmo in due, allora 117 diventa 118. Spiego questo perché a volte lo prendiamo in una catechesi, uno cita non il salmo come lo usiamo nella liturgia, ma come lo troviamo sulla Bibbia. Basta leggere la Bibbia, ci sono due numerazioni di salmi. I primi salmi hanno un numero solo, questi due, 4, 5 hanno un numero solo, tutti gli altri hanno un doppio numero. Il primo, quello più basso, indica il numero come usato nella liturgia. Quell'altro di una unità più alta, che come la troviamo nella Bibbia, ha due capirsi. Quando si usa la citazione, cercate il salmo tale, ma il primo numero o il secondo, abitualmente si cita il secondo come sulla Bibbia, a meno che non stiamo parlando della liturgia. E questo salmo è un salmo di lode che canta le lodi del Signore e le opere del nostro Dio. Leggiamo insieme la Bibbia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, alleluia. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Dica Israele che è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dica il mio Dio, eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore, mi ha dato a salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può fare l'uomo? Il Signore è con me, e io mi posso, sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma le note del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, ma mi hanno cercato, ma le note del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che non rampa tra le spine, ma le note del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e il mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle mente dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglia. La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apriti le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore. E questa la porta del Signore, per essa entra i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La mia vita è scattata da questo dolore e che mi ha dato stata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci e esultiamo in esso. Dona, Signore, la salvezza.
non si raccolgono, si proclamano. Per proclamare bisogna pronunciare tutte le sillabe, perché ci deve entrare nel cuore, quindi la bocca deve proclamare, poi diventa cuore, se non una chiacchiera. Cioè, senza la proclamazione non si ha tempo di assimilare. Diventa una... Allora adagio, un pochino più adagio, ma pronunciato, adagio tutte le sillabe, allora cioè, si ha tempo per assimilare il contenuto, cioè lo spirito di preghiera che troviamo nei santi. Cantiamo un inno al Signore, al nostro Dio. Alleluia. Aleluya.
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore, egli è grande. Alleluia. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Questa profezia dal 37° capitolo di Ezechiele, l'abbiamo citato questi giorni, lo richiamiamo. Il Signore al profeta fece vedere una distesa di ossa dei morti. Ezechiele si trovò a esercitare il suo ministero profetico all'inizio degli anni 500 a.C. Era un sacerdote del Tempio, fu deportato da Nabucodonosor nella prima deportazione. Mentre era in Babilonia, il Signore lo investì di un ministero profetico. E in questa occasione gli fece vedere una distesa di ossa di morte. La domanda del Signore: figlio dell'uomo, possono queste ossa rivivere? Signore Dio, tu lo sai, rispose il profeta. E il Signore a lui: profetizza lo spirito, cioè proclama delle parole, ossa inanellite, io vi faccio rivivere. E il profeta proclama e queste ossa si ricongiungono, quindi formano degli scheletri, si ricoprono di nervi, di carne e di pelle, però diventano come cadavere. Seconda domanda: figlio dell'uomo, possono questi cadaveri rivivere? Figlio del Signore Dio, tu lo sai. E il Signore dice al profeta: profetizza allo spirito, proclama su questi cadaveri, io vi faccio rivivere. E in visione il profeta vede questi cadaveri rivivere. Poi il Signore dà una spiegazione al profeta. Queste ossa di morte, dice, sono tutta la gente di Israele deportata dalla Palestina in Babilonia. Ormai la gente diceva: noi non saremo più una nazione, non torneremo più indietro. Gerusalemme è distrutto, le case abitate da altri, Tempio è distrutto, quindi adesso noi siamo schiavi in Babilonia e lì rimarremo. E quindi la gente si stava lasciando andare. Il Signore dice: no, io vi faccio rivivere, vi riporto in patria, ma era impossibile. Questo avvenne quando il fondatore dell'impero cristiano, Ciro il Grande, conquistò Babilonia, dette ordine che tutti gli ebrei che volevano tornarsene a Gerusalemme in Palestina potevano farlo. Non solo, ma dette ordine ai satrapi, i governatori vari, di finanziarli, dare loro soldi anche per ricostruire le mura e ricostruire il tempio. È cosa inimmaginabile. Profetizza allo spirito. Ora, queste parole, profetizza allo spirito, tu sei depresso, il Signore ha detto: ti faccio rivivere. C'è del male che ti persegue, Signore ti protegge, ti difendo. Proclama. Noi diciamo di solito parole di scoraggiamento, di depressione, parole negative, presagi. Si pensa sempre al peggio, come ai nostri giorni, si pensa sempre al peggio. Certo, non c'è da stare allegri, ma il Signore dice: profetizza, allo spirito, proclama parole vere, parole di verità. E quando queste parole ispirate vengono proclamate, tu vedrai realizzarsi ciò che hai proclamato. Però ascolta dentro il tuo cuore. Ascolta dentro il tuo cuore, vedremo la messa come Mosè dice: vorrei che tutto il mio popolo fosse profeta. E il cristiano ha uno spirito profetico,
Cioè, noi dobbiamo avere una relazione personale con Gesù Cristo e ascoltare la sua presenza, la presenza del suo Spirito dentro di noi. E il profeta è quello che pronuncia parole ispirate, non che indovina il futuro, parole ispirate. Allora c'è una malattia e pensiamo già alla morte. Aspetta, quanta gente è stata condannata a morte? La nostra sorellanda nel 71, il chirurgo che l'aveva operato di carcinoma maligno nel 68, e disse: è finita con questa donna. Parola testuale: con questa donna siamo alla fine. È morta 46 anni dopo. Il Signore ti fa sentire. Tante volte andava in fin di dice: sta, mi salutava, dice ciao. No, non morta, tranquillo. Il Signore non ha ancora detto amen per te. E infatti avessi dato 46 anni. Ma non sono parole magiche da pronunciare. Ascoltarti. Signore, cosa ti dice dentro? Prega, discerni. E noi dobbiamo imparare appunto a parlare un linguaggio ispirato, non un linguaggio. Se angoli saggi ci azzecca sempre qualcosa, succede sempre. No, dobbiamo parlare, pronunciare parole ispirate da Dio. Ma dobbiamo cercare, allora per la Bibbia: Signore, donami una parola, cosa vuoi che io faccia? Arricchirci sempre più di parole di Dio, e la parola di Dio penetra nell'anima. Oggi le parole di Dio ce n'è tanto nel mondo, ma sui mezzi di comunicazione sociale poco e niente. In TV che ci raccontano? Il giornale che ci raccontano? Questioni, discussioni, eccetera. Eccolo la preghiera, l'ascolto della preghiera. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Raccontiamo i tuoi prodigi. Invochiamo il tuo nome. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Chi non è contro di noi è per noi, dice il Signore. E cantiamo il benedetto. Per visitare i tuoi figli.
è contro di noi e per noi, dice il Signore. Rendiamo grazie al Salvatore che è disceso dal cielo per essere il Dio con noi. Acclamiamo. Cristo, Re della gloria, sia la nostra luce e la nostra gioia. Cristo, Sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita. Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria. Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene. Tu che hai battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo. Donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito. Ti affidiamo a te questa giornata, Signore. Ti affidiamo la conclusione di questo pellegrinaggio. Manifestaci la tua volontà. Rivelaci la tua parola. Guidaci uno per uno, secondo i progetti che stabiliti su ciascuno di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sì, proprio la Santa Messa facciamo così. Ci troviamo, sono adesso le 8.42, alle 9.15. Sì. Le 9.15 ci troviamo qui in cappella. Sì.